Quando le persone gli chiedono se crede in Dio, Peterson spesso risponde che credere è una parola multidimensionale che significa qualcosa di diverso per tutti. Prima però ti chiediamo solo una gentilezza. Iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare. Pensa che la prova della fede si possa trovare nell'azione e ha iniziato ad agire come se Dio esistesse. Agisco come se Dio esistesse. Ora puoi decidere tu stesso se questo significa che credo in Lui, per così dire, ma agisco come se esistesse. Jordan comprende completamente che agire esprime la tua fede in qualcosa, ma comprende anche che le parole che usiamo sono appena in grado di sfiorare la superficie di questa realtà. Questa è stata una realizzazione che Peterson ha bisogno di una risposta migliore, è allora che si è rivolto alla Bibbia e qui diventa davvero interessante. Quindi non è che la Bibbia sia vera, è che la Bibbia è la precondizione per la manifestazione della verità, il che la rende molto più vera del semplicemente vero. Peterson prosegue con la seguente analogia. Immagina di dover derivare il testo più fondamentale. Beh, sarebbe quello da cui derivano la maggior parte degli altri testi. Ad esempio, le opere di Shakespeare sono un testo fondamentale, così come Milton e Dante. Ma c'è un testo che è stato usato come influenza più di ogni altro. Sì, l'hai indovinato, è la Bibbia. Ma poi Peterson ha scoperto qualcosa di incredibilmente importante. La Bibbia, a un certo punto, era l'unico libro esistente. Era una raccolta di storie del passato che erano state tutte messe insieme. Infatti, non è un libro, è una biblioteca. È una raccolta dei più grandi pezzi di letteratura che tutti abbiamo concordato essere veri. Quindi c'è qualcosa di molto fondamentalmente vero su di essa e l'idea più fondamentale nella Bibbia è l'idea di Dio, quindi questa idea deve essere vera. Ma c'è un altro lato alla prova di Dio e questo scende a Gesù Cristo stesso e qui le cose prendono una svolta interessante. La sua resurrezione è reale? Beh, il suo spirito vive ancora, questo è certo. Peterson prosegue sostenendo che lo Spirito di Cristo vive ancora oggi, che è una grande prova per la resurrezione. Dice se lo Spirito è un modello di essere, allora è chiaro che lo Spirito di Cristo ci è stato trasmesso nel presente. Lo Spirito di Gesù ha la capacità di possederci nel miglior modo possibile ed è evidente che alcune persone sono possedute dallo Spirito, quindi la resurrezione deve essere reale. Ma poi Peterson entra in qualcosa di molto più profondo, quindi l'argomento per coscienza, che è un altro filone del classico pensiero teologico, è che qualcosa alberga in te che ti allinea con lo spirito della realtà, ed è la piccola voce silenziosa dentro che è stata identificata per la prima volta dal profeta Elia, una delle due ragioni dell'esistenza di Dio menzionate nella scrittura, è l'argomento dalla coscienza, l'altro è l'argomento dal disegno. In sostanza, entrambi gli argomenti sono intuizioni semplici. Questi argomenti diventano complicati solo quando vengono sollevate obiezioni elaborate e fabbricate. L'argomento dalla coscienza si riduce alla semplice affermazione che ogni persona sul pianeta sa, in fondo, che deve essere buona e solo Dio può avere la capacità di conferire tale dovere su di noi. Quindi, per questa intuizione morale, che di solito chiamiamo coscienza, tutti conoscono Dio. La coscienza è la voce dell'anima di Dio. Ma c'è un problema qui, c'è un mistero in cui dobbiamo ancora addentrarci e questo è il mistero della preghiera. Ecco una preghiera che funzionerà di sicuro. Vuoi vedere se la preghiera funziona? Ecco una, questa funzionerà. Siediti sul bordo del tuo letto, chiediti quale stupida cosa continuo a fare che rende la mia vita più miserabile di quanto debba essere e anche la vita di tutti. Gli altri intorno a me che potrei smettere di fare, che smetterei di fare, e ma devi volere davvero la risposta. Quindi ti apri in umiltà a una rivelazione, otterrai una risposta. Non sarà quella che vuoi, così saprai che è vera, ma se agisci su di essa, allora la tua vita migliorerà. E questa è una preghiera adeguata. Sì, il punto di vista di Peterson sulla preghiera è sicuramente interessante. Crede che sia il desiderio genuino di essere migliori, accoppiato con il desiderio di conoscere la risposta. La preghiera non è chiedere cose. Dio non è un genio, come dice Peterson. La preghiera è chiedere come puoi essere migliore. E poi, una volta che chiedi questo e ascolti genuinamente, verrà data una risposta. E se ascolti attentamente e poi agisci, la tua vita migliorerà sicuramente.
questo è come conosci Dio. Il problema è che la maggior parte delle persone ha troppa paura di conoscere Dio perché Dio ti dirà sempre la verità, non importa quanto sia dura. Ma qui le cose prendono una svolta interessante e questo è forse l'argomento più potente di tutti. Sei disposto a scommettere la tua vita su di esso e questa è una rappresentazione più accurata di ciò in cui credi rispetto a ciò che dici sui fatti che ritieni validi. Il punto su cui Peterson sta insistendo qui è che tutti, in un senso fondamentale, stanno agendo come se credessero in Dio e come se Dio esistesse. Pone questo sotto forma di una domanda che ora porrò a te. Credi che la schiavitù e la tirannia siano sbagliate? E se la tua risposta a ciò è sì, allora sei ovviamente guidato dallo spirito di ciò che è opposto alla tirannia. E Peterson sostiene che questo è lo spirito di Dio. È vivo dentro tutti noi. Tutti lo sappiamo essere vero. Non importa le parole che escono dalla tua bocca. Stiamo tutti agendo come se la tirannia fosse cattiva. Quindi ci stiamo tutti muovendo più vicino allo spirito di Dio. Se tutto ciò è vero, allora Dio deve essere reale. Ma dai un'occhiata a questa parte successiva e quindi pensi, hai solo tre scelte in relazione alla voce della tua coscienza. Puoi o assecondarla, o ignorarla, o opporla. E queste sono tutte azioni di fede e credenza. Queste sono le uniche opzioni. E ognuna di esse rappresenta la fede in Dio, perché in realtà non sai cosa succede quando non ascolti questa voce e non sai cosa succede se la ascolti, quindi ogni scelta è un atto di fede, ogni scelta è un atto di Dio. Ma facciamo una pausa qui, perché qui è dove Peterson ha avuto le sue rivelazioni più incredibili. Potresti voler sederti e prestare molta attenzione ora, ma una cosa che ho imparato nel tentativo di ridurre le preconcezioni religiose al loro substrato biologico è che c'è sempre qualcosa di lasciato indietro che non hai spiegato, e non è qualcosa di banale, perché ogni volta che guardo a ciò che è rimasto, si rivela essere insondabilmente profondo e mi sbarazzo di un po' di più, e il resto diventa insondabilmente profondo. Peterson sta spiegando qui come più cerchiamo di spiegare via Dio, più potenti diventano le nuove domande. Ogni volta che intacciamo, scopriamo un nuovo pezzo che è ancora più difficile da spiegare. Siamo in un ciclo senza fine che si avvicina sempre di più al divino. Raggiungeremo mai quel punto? Non lo so, e nemmeno nessun altro. Quindi siamo solo in una costante lotta con Dio? O c'è una risposta finale? C'è una verità ultima? Grazie per averci seguito. Alla prossima!